Salutiamo e ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie. Permettetemi innanzitutto di fare un ringraziamento sentito alla Globus Television perché accende un ennesimo faro su questa importante manifestazione. E poi vedete a fianco la nostra collega, amica, naturalmente Rosalia Passamonte della redazione di Globus Magazine. Buongiorno Rosalia. Buongiorno a te Salvo, buongiorno a tutti i nostri amici a casa. Allora, Rosalia oggi rappresenta sì la redazione di Globus Magazine, ma è ormai parte integrante del nostro open space, del nostro salottino. Anche lei ci aiuterà in qualche modo a seguire meglio il fare focus su quello che è appunto l'argomento di questa puntata. Dicevamo un argomento importante, si parla, si parlerà, tratteremo di fonti energetiche, di energie rinnovabili, di risorse, anche di quella che ormai abbiamo imparato, no, a concepire come economia circolare. Ecco, tutti i temi che verranno trattati all'interno di questo salone che ha un respiro internazionale. Diciamo che il battesimo ufficiale avverrà tra qualche giorno, l'11 di aprile. Per tre giorni Catania sarà al centro appunto di questa manifestazione, al centro fieristico Le Ciminiere. Ecomed, che è una manifestazione che poi va ad integrarsi con l'undicesima edizione di Progetto Comfort, e quindi capirete bene che insomma si parla e si continuerà a trattare di questo argomento così davvero importante. Allora, questo è in sintesi quello che accadrà tra qualche giorno. La macchina organizzativa si è già messa in moto, il presidente Salvo Peci è al lavoro, diciamo che ormai sono gli ultimi, bisogna dare gli ultimi ritocchi, ma poi ci siamo. Sì, direi che il grosso certamente è fatto, gli ultimi giorni sono sicuramente i giorni più intensi perché le attività fervono. La dottoressa Giacone, che lavora sulla parte commerciale, in questo momento riceve sempre tutta una serie di sollecitazioni da nuove aziende che si affrettano anche all'ultimo momento a partire, a far parte di questa grande manifestazione che è sostanzialmente unica attualmente per dimensioni e importanza nel meridione sul settore specifico, che allargherei, se mi permetti Salvo. Il tema ambientale raccoglie tutto, ma mi piacerebbe anche sottolineare la parola sostenibilità, che oggi è forte, molto spesso un po' abusata, ma che certamente richiede un'attenzione particolare su tutti i temi in cui poi si articola la manifestazione. Come tu stesso hai in qualche modo accennato, ci sono 5 focus importanti in cui abbiamo ritenuto opportuno suddividere le nostre attività, che sono attività di natura convegnistica, quindi informativa appunto non solo al pubblico specializzato, quindi ai professionisti, quindi alle aziende, al mondo della ricerca, che certamente ogni anno ci onora della sua importante partecipazione, ma abbiamo inteso, soprattutto quest'anno con la nascita di Ecomed, che prende spunto da grandissimi successi degli anni passati di Progetto Comfort, di allargare al mondo cittadino, al mondo regionale, al mondo del meridione, del Mediterraneo, a questa grande comunità la nostra manifestazione, che è costituisce un agorà, una piazza in cui ci possa essere un confronto tra tutti questi soggetti che, come detto, fanno parte del mondo industriale e imprenditoriale, fanno parte del mondo professionale, del mondo dei professionisti, ma fanno parte ovviamente anche del mondo della ricerca, con tutte le università, con molte università della Sicilia presenti e anche a livello nazionale, i più grossi centri di ricerca, il CNR e l'Enea, che sono sempre stati vicini a Progetto Comfort. E permettimi di sottolinearlo, molto importante perché non spesso si vedono le manifestazioni, anche un importante ruolo delle istituzioni, che sono sempre presenti col presidente, con molti assessori, che quindi vengono a sentire e a in qualche modo
condividere questo scambio e questo confronto, perché è fondamentale un passaggio che esista tra le istituzioni e il mondo operativo. Ecco, a proposito di questo, ci piace sottolineare poi la valenza anche internazionale, perché ci saranno relatori e comunque esperti dei vari settori che arrivano anche dalla Grecia, da Malta, dalla Tunisia, dalla Spagna e da Israele. Insomma, il bacino del Mediterraneo è rappresentato bene. È così importante che un salone di questo genere venga organizzato proprio al sud, dove c'è una carenza dal punto di vista strutturale, forse, e non solo, no? Ecco, perché la valenza internazionale è da sottolineare, così come hai fatto bene ad evidenziare e sottolineare la presenza anche delle istituzioni, perché poi sono anche loro attori principali nelle scelte, no? che si fanno di tutti i giorni. Pensiamo subito in questo caso al gap che abbiamo ancora con tutta l'Europa, ma anche con alcune regioni del nord Italia, a proposito di raccolta differenziata. Forse bisogna accelerare un attimo il passo da questo punto di vista, è uno dei focus peraltro che verranno dibattuti. Senz'altro uno dei temi principali, ma faccio un passo indietro a quello che hai detto sull'internazionalizzazione della manifestazione. Quest'anno, in particolare con la nascita di Ecomed, si è fatto un grosso passo avanti nel porre la Sicilia al centro del Mediterraneo su queste importanti tematiche, coinvolgendo diversi paesi dell'Africa, del Nord Africa, e contiamo di incrementare enormemente anche l'anno prossimo con l'organizzazione di eventi specifici ad hoc di tipo internazionale. Quest'anno è un primo passo, come tutte le innovazioni chiaramente richiede un minimo di tempo per andare a regime, ma la risposta che abbiamo avuto già quest'anno è risultata eccezionale rispetto a quello che uno poteva attendersi appunto all'inizio. Temi importanti, ne abbiamo fatto cenno, certamente la questione dei rifiuti, su cui abbiamo ancora importanti gap infrastrutturali e anche comportamentali, permettimi di dirti, perché purtroppo non sempre i nostri cittadini sono adeguati a quello che poi nei fatti richiedono come qualità del servizio, però devo dire anche, guardando il bicchiere sempre mezzo pieno, è che si è fatto un grandissimo sforzo e si sono fatti grandissimi progressi nell'ultimo anno e mezzo, fondamentalmente con la gestione dell'assessorato regionale energia e servizi pubblica utilità, sotto anche la guida della direzione dell'ingegnere Cocina. Sappiamo bene che abbiamo incrementato enormemente i valori delle percentuali di raccolta differenziata, con dei risultati che fino a qualche anno fa sembravano assolutamente poco praticabili. Sappiamo che ci sono susseguite, non solo negli anni ma anche in particolar modo quest'anno, varie manifestazioni, una recente, quella della piccola Greta Thunberg. Ma secondo lei queste manifestazioni hanno un obiettivo preciso o sono tutte fine a se stesso? Allora, sono secondo me un indicatore, un indice dell'esigenza sempre più forte da parte della comunità, da parte anche del singolo soggetto, del singolo ragazzo, del singolo allievo, del singolo docente universitario, dell'imprenditore, della comunità nel suo insieme, di esprimere questo disagio da una parte, ma anche questa esigenza contemporanea verso un cambiamento significativo. Molto spesso si parla di cambiamento, anche qua è una parola che si abusa qualche volta, ma un vero cambiamento poi nasce nei fatti proprio dal basso, cioè dalle esigenze delle persone che unite finalmente riescono a determinare una modifica nel modo di comportarsi, nel modo sostanziale di gestire in particolare in questo caso l'ambiente. Questa è una cosa che mi piace sottolineare, perché molto spesso in Sicilia abbiamo un atteggiamento un po' conflittuale, un po' antagonista tra di noi, un po' classico del siciliano, che al contrario di quelli del nord non tende molto a unirsi. Ecco, voi mi permettete di lanciare un messaggio in questo senso: cerchiamo di essere tutti solidali, perché nei fatti non può che esserci un unico bene comune per l'ambiente e per la nostra regione, quindi anche qualche diatriba che si può fare, perché dal punto di vista ideologico può portare qualche voto in più, secondo me deve essere superata assolutamente per il bene del nostro territorio e della nostra gente. Allora, torniamo a parlare di questo appuntamento così atteso, 11 e 13 aprile al Centro Fieristico Le Ciminiere di Catania, per Ecomed, per l'undicesima edizione di Progetto Comfort. A questo proposito vediamo questo trailers, questo video che ci fa capire meglio insomma quali sono le finalità di questo progetto.
Questo è il trailer che presenta appunto questa edizione di Ecomed dall'11 al 13 di aprile al centro fieristico Licimiere di Catania per questo momento così importante, dove è proprio Catania che è ai piedi dell'Etna, quindi centro nevralgico anche di energia, no? In qualsiasi caso. Poi ne parleremo di qui per una curiosità con appunto il nostro ospite, l'ingegnere Giuseppe Mancini, che è docente di impianti chimici presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica ed Informatica presso l'Università Catania. Anzi, partiamo subito da qui, perché no, abbiamo sempre, l'uomo ha sempre sfruttato le energie che arrivano dalla natura, il vento, l'energia che è prodotta appunto da fiumi, da laghi, da dighe, l'energia idro che poi viene trasformata in energia idroelettrica. Anche i geyser hanno trovato il loro modo per insomma, essere utili all'uomo, l'energia solare, poi si parla di energie rinnovabili, ma l'energia del sottosuolo, quella di un vulcano come l'Etna, l'avete mai preso? Cioè, chiaramente sì, penso che credo proprio di sì, in considerazione, magari sono le difficoltà eventualmente da superare. Premetto che non sono un esperto del settore, ma certamente l'energia rinnovabile in senso geotermico è già utilizzata ampiamente, la tecnologia ci permette di andare a sfruttare quel picco delta T di temperatura che ci può essere tra l'ambiente esterno e la temperatura del sottosuolo, delle acque del sottosuolo, e in questa maniera mettere in movimento fluidi e quindi in questo modo ricavare dell'energia. Credo che ci siano anche dei progetti più arditi addirittura, che possono investire i vulcani e il nostro meraviglioso, la nostra meravigliosa montagna. Credo che da questo punto di vista il CNR sia il soggetto più indicato per poter dare delle informazioni più aggiornate, ma sono sicuro che ci sono sia di progetti di ricerca che già anche delle possibili applicazioni di natura sperimentale. Torniamo a questo importante salone, no, della green economy, peraltro, quindi questo è un tema che affronteremo in maniera dettagliata, ma più in là, perché dobbiamo approfondire meglio alcuni aspetti. Veniamo invece ai focus, Rosalia. Sì, quali sono questi focus che saranno affrontati in queste tre giornate? Lei poc'anzi diceva che erano specifici per alcuni, per quelli del settore, ma anche per sensibilizzare i cittadini. Sì, assolutamente. In quest'ottica proprio abbiamo in qualche modo voluto suddividere, per dare anche un chiaro messaggio identificativo degli interessi che la collettività e la comunità può avere rispetto a questi approfondimenti di tematiche. Si parlerà appunto di un focus sui rifiuti, un focus sulle acque, quindi depurazione, sistema idrico, un focus ovviamente sull'energia in tutte le sue declinazioni, un focus interessante, un po' più nuovo quest'anno, proprio introdotto da Ecomed, sul monitoraggio e salvaguardia dell'ambiente, quindi anche aspetti legati per esempio al problema delle plastiche in mare, l'inquinamento marino, che sono tanto in questo momento caldi alla comunità, di interesse per la comunità, come pure anche quello delle bonifiche. E poi si parlerà anche di ecoreati, per esempio, nell'ambito di questo tema, che è un altro tema che particolarmente sì, noto alle cronache. E poi l'ultimo, che se vogliamo è quello un po' più tradizionale fin dalla nascita di Progetto Comfort, che è quell'attenzione alla città sostenibile nel suo complesso.
Quali sono gli appuntamenti più importanti di questo programma? Sì, intanto permettimi di essere orgoglioso un po' dello sforzo organizzativo di quest'anno con l'arrivo di Ecomed, perché rispetto alle edizioni precedenti abbiamo addirittura raddoppiato il numero delle sale, cioè significa che abbiamo un'offerta convegnistica che è circa il doppio, ci ha richiesto gli spazi che non erano inizialmente previste nel planning della manifestazione. Tanto ci sono 200 espositori, no? E non posso, me a questo punto non posso esimermi da ringraziarli tutti, perché è inutile, diciamo, girarci attorno, la manifestazione vive perché ci sono gli espositori che hanno un interesse importante nel fare vedere i loro prodotti innovativi alla comunità e garantire appunto quell'avvicinamento e quello scambio tra la comunità, gli esperti, i professionisti, le associazioni, gli ordini professionali, gli centri di ricerca e l'impresa, che è indispensabile fondamento di un progresso in tutti i campi e soprattutto certamente nel settore dell'ambiente. Guarda, non vorrei fare torto a nessuno, perché i convegni sono tutti importanti e tutti interessanti, ovviamente sono per spirito di gruppo affezionato chiaramente a quelli in cui c'è una presenza organizzativa dell'Università di Catania importante. Ce ne sono alcuni, per esempio sul rapporto tra ambiente, rifiuti e salute, che è un convegno su cui la popolazione è molto molto sensibile, perché spesso e volentieri si forniscono delle informazioni anche un po' artate su quello che è il rapporto appunto tra salute e ambiente, in qualche modo strumentali, e quello sarà un momento di confronto in cui si potrà fare molta molta chiarezza con veri professionisti del settore. Ma un altro, quello sull'inquinamento dell'ambiente marino, un altro tema estremamente sensibile in questo momento. Si parla di plastica, si parla di inquinamento da petrolio, da piattaforme petrolifere, da scarsa depurazione, anche quello un convegno estremamente interessante, insieme a tanti altri sulle energie rinnovabili, sull'energia delle biomasse, sulla difesa del suolo, sugli ecoreati, come ti dicevo, che sarà sabato prossimo. Quello delle ecoreati a volte passa come allarme sociale, giustamente, no? Ai titoli dei telegiornali, quando vengono scoperti traffici illeciti o ancora peggio discariche sotterranee abusive molto pericolose. Non abbiamo forse capito ancora da cittadini che il pericolo può essere non così latente, ma anzi molto molto profondo. Quindi forse dobbiamo cominciare anche noi a pretendere qualcosina in più sotto il punto di vista della tutela, della sicurezza, no? Sì, io dico sempre, per fortuna ci sono le procure e per fortuna ci sono i NOE e le altre forze dell'ordine che indagano e investigano su questi eventi, e laddove ci siano dei reati è fondamentale che il loro ruolo nell'intervento, nel controllo, nel monitoraggio, ma soprattutto nella repressione. Però giustamente tu sottolinei che ci deve essere anche un interesse da parte della popolazione a questo genere di problematiche, anche perché questi effetti poi, se ci facciamo caso, sono effetti che si riverberano molto spesso nel futuro. Quindi noi paghiamo i danni del passato di qualcun altro, i nostri figli, i nostri nipoti pagheranno i danni della nostra scarsa attenzione di oggi, e da questo punto di vista è opportuno anche uno se lo ricordi quando individua chi poi deve andare effettivamente a tutelare, anche dal punto di vista politico e istituzionale, gli interessi di un territorio, gli interessi di una comunità, l'interesse dell'ambiente siciliano. Sì, all'interno del centro fieristico, che si vedrà dall'11 al 13 aprile, ci saranno alcune strumentazioni innovative, alcune tecnologie avanzate, si potranno vedere e toccare con mano? Sì, guarda, le aziende partecipanti, al di là degli aspetti convegnistici, quindi che forniranno un'informazione del mondo della ricerca, anche applicata ovviamente, ma un ruolo da leone in questo lo fanno tutte le aziende, evidentemente, che sono aziende d'avanguardia del settore, sono le aziende di punta del settore che ci onorano con la loro presenza. È inutile scendere nel singolo dettaglio, ma vi dovete immaginare che per ciascuno dei focus tutte le aziende porteranno la loro produzione di punta, la loro produzione di innovazione tecnologica, con tutti i sistemi sui rifiuti, sul monitoraggio, sulle tariffe per esempio, sui controlli, sulle energie rinnovabili, sul trattamento delle acque, sulla bioedilizia. Ci saranno una marea di novità e di interessanti sulla domotica, sulle case passive. Ci sarà sicuramente, al solito, un fiorire di curiosità, ma anche di prospettiva di miglioramento del proprio ambiente di vita
casalingo, urbano e territoriale. Quindi veramente vi invito a venire a vedere, perché le novità, come sempre, a Progetto Comfort, e quest'anno finalmente anche a Ecomed, saranno numerosissime. Tutto questo si coniuga poi con l'impegno dei ricercatori, di voi docenti, e credo però con una nuova consapevolezza anche degli studenti, no? Che saranno la forza, non solo lavoro, speriamo di sì, del futuro ormai imminente peraltro. Tornando alla domanda che faceva prima Rosalia su questo movimento fatto di giovani che pretendono giustamente, hanno preso coscienza del fatto che dice voi della vecchia generazione, noi compresi, avete fatto poco, adesso tocca a noi, però se non vi muovete adesso voi in tempo, probabilmente noi arriveremo troppo tardi. Ecco, questa nuova consapevolezza serve naturalmente anche al mondo universitario, che da sempre è impegnato, no, nella ricerca, nella sperimentazione e poi effettivamente anche in quello che è lo studio del nostro ecosistema. Dico questo per dire che secondo me questa consapevolezza può portare verso le varie facoltà che si occupano di ambiente, di tutela ambientale, di studio dell'ambiente, nuova linfa, no? Io ti ringrazio per questa osservazione che condivido pienamente e mi dai il lancio per poter parlare di un cambiamento anche interessante nell'organizzazione di alcuni convegni, e in questo mi permetti di ringraziare anche la collega Agata Matarazzo di Economia, perché in alcuni convegni, in particolare quelli di Enea sulla simbiosi industriale e sull'economia circolare, ci sono proprio gli allievi, gli studenti che insieme alle aziende hanno sviluppato dei progetti di ricerca applicativi sulle aziende stesse, proprio sui temi della simbiosi industriale e dell'economia circolare, che verranno loro stessi a presentare l'intervento al convegno. Quindi c'è veramente un'osmosi tra la ricerca, l'impresa, ma anche quello che sarà il futuro professionista del domani, che si consacra meravigliosamente in questi eventi nell'ambito di questa nuova forma della manifestazione. Allora, parliamo metafisicamente di ponti, no? Ultimamente insomma, abbiamo parlato spessissimo, purtroppo, anche di nuove barriere, di nuovi muri, ma noi non vogliamo assolutamente entrare dentro questo meccanismo perché ci porterebbe troppo lontano. Però se parliamo di ponti, la Sicilia potrebbe essere di nuovo il ponte del Mediterraneo nello sviluppo di questa piccola, se vogliamo, e speriamo grande rivoluzione culturale, no? Dalla Sicilia può partire davvero il là per guardare anche oltre a quella che è l'economia statica oggi di una macro area come l'Europa, no? Che ristagna un po' da questo punto di vista, forse perché si stanno cercando la chiave per scardinare appunto e aprire questa cassaforte. Negli anni 60 fu l'edilizia, poi abbiamo capito pure che l'edilizia ha provocato anche dei danni grossi, e non solo a livello proprio di struttura fisica, no? Di palazzi, cose che non dovevano neanche essere costruiti. Forse oggi la chiave per superare questo impasse dal punto di vista economico così grave potrebbe proprio essere guardare al futuro in maniera diversa, in maniera green. Sì, permettimi ovviamente di dire che non è mai l'edilizia, non sono mai le acquerefere, non è mai i rifiuti che danno un danno all'ambiente, ma il cattivo uso e la cattiva gestione, sì, è chiaro. Dell'edilizia, dei rifiuti, dell'ambiente, eccetera, che poi producono. E quindi la rivoluzione industriale ha prodotto quello che ha prodotto, però ha prodotto poi anche i danni, perché la gestione non è stata fatta. Non c'è dubbio, è sempre un problema dell'uomo e del comportamento dell'uomo quando poi feriamo l'ambiente. È quello che dobbiamo richiedere di più di tutto, è proprio un cambio nel comportamento dell'uomo. Ma questo cambio può essere oggi un motore enorme, eccezionale per l'economia, lo è già in tanti altri paesi, si stanno muovendo dei passi decisi anche nelle regioni del sud, e mi permetto di ringraziarti per aver ancora una volta evidenziato il ruolo centrale che può avere la Sicilia
sia nel Mediterraneo, e lo ha sempre avuto storicamente e lo può tornare ad avere, a mio avviso, e questa manifestazione per me è un segnale di questa capacità e di questa possibilità di mettere in movimento tutta una serie di processi e quindi di impresa e quindi di aziende, quindi di lavoro e quindi di economia, che possono fornire delle opportunità per i giovani di oggi, opportunità che oggi in settori tradizionali sono più ridotte, più difficili da perpetrare, ma che in questi nuovi settori della green economy oggi già, ripeto, al nord e nel nord Europa movimentano veramente quantità di denaro significative, fanno punti di PIL per intenderci, e questo può diventare, specialmente nel nostro territorio, nel nostro meridione, dove c'è un gap infrastrutturale importante, motore di attivazione di capitali e quindi sostanzialmente poi di reddito per l'intera popolazione. Perché siamo ancora fermi in materia di rifiuti al tema degli inceneritori, inceneritori sì, inceneritori no, quando negli altri paesi del mondo si è andati già avanti, un passo avanti se non un passo e mezzo? Qui è un tema in cui la mia posizione è sufficientemente nota. Io sono contro le ideologie in generale, cioè molto spesso questo genere di tematiche viene posta come un elemento di contrapposizione ideologica tra due diverse fazioni, non comprendendo che c'è la possibilità di una sintesi evidentemente fatta da persone esperte e non da persone che hanno interessi di qualunque altra natura, sintesi che è assolutamente raggiunta nei paesi del nord Europa, è raggiunta in Giappone, ma è raggiunta nella nuova Cina, che oggi come oggi prevede anche, non solo, ma anche questi sistemi per smaltire cosa? Solo quella parte residuale del rifiuto, solo, lo ripeto, quella parte residuale del rifiuto, che non avrebbe alcun significato né economicamente ma neanche ambientalmente pensare di andare a recuperare. È come se noi pensiamo a un albero di arance, no? Voglio dare questo segnale. Se io guardo un albero di arance nel suo insieme, tutte le arance su questo albero, posso pensare mai di mettere tutte le arance dentro la busta per il supermercato? No, perché ce ne saranno alcune che saranno già marce, toccate, eccetera, eccetera, che non farebbero altro che distogliere il consumatore dall'acquisto di quel sacchetto. Allora cosa faccio? Devo togliere la parte che non mi serve e recuperare tutte le arance che effettivamente sono buone, ma la parte che non mi serve la devo poter gestire pure, non la posso buttare in un fosso e aspettare che marcisca, perché poi darebbe dei problemi al mio ambiente, alla mia falda da cui prendo l'acqua per irrigare le stesse arance. Vabbè, dovremmo concepire meglio questo circuito, no? Sì, che a volte va in corto, se ci sono dei punti che non si capisce perché non deve essere completato. Allora, a proposito di completare, noi abbiamo 5 minuti, qualcosina in più per completare il nostro appuntamento di questa mattina. Come vedete sono temi, no? Poi se discutiamo man mano qualche capitolo... Qualche capitolo in più lo troveremo sicuramente, perché ci siamo soffermati sui rifiuti perché è la cosa un po' più evidente. Forse ci sono delle immagini che ci possono aiutare, eloquenti, no? Di quelle che poi a volte si chiamano emergenze di rifiuti, cumuli di spazzatura che invadono le nostre città. Però anche questo poi è dovuto al comportamento del cittadino. Comportamento del cittadino e alla gestione, gestione, però devo dire che queste sono le immagini frequenti ormai, devo dire, purtroppo. Vedete, poi questo è quello che in effetti si produce in una città piccola, media, grande. Il problema è che appunto questo invece è proprio quello che noi facciamo, l'effetto, e dovremmo vergognarcene perché siamo noi i responsabili assoluti di questo scempio, no? Quando andiamo in spiaggia, ma anche sui monti, in campagna, dove andiamo, poi lasciamo noi i rifiuti, non riusciamo a capire che basterebbe poco, un minuto per raccogliere tutto e al primo cassonetto in maniera oculata e precisa, no? Osservando i canoni della differenziata, buttare invece che... lasciare tutto, perché poi siamo i primi a lamentarci quando andiamo, ritorniamo e troviamo i rifiuti. Quelli che non pagano la tassa sui rifiuti sono quelli che si lamentano di più del servizio di gestione. Va bene, chiudiamo questo capitolo perché poi ci sarebbe da approfondire meglio il capitolo dell'energia, perché quello è un tema fondamentale per il presente, non solo per il futuro.
La svolta è già arrivata qualche decennio fa, no? Il primo segnale con appunto le energie rinnovabili, i pannelli fotovoltaici, le biomasse, eccetera. A che punto siamo in percentuale? Allora, c'è una crescita continua in diversi settori, in tutti i settori, che poi in parte è spinta anche dagli incentivi, ma in parte è spinta anche dalla coscienza sempre più diffusa da parte della popolazione che non si deve sostituire questo meccanismo, questo sistema basato esclusivamente sulle fonti fossili, con la necessaria gradualità, ma sfruttando quelle che sono oggi delle innovazioni tecnologiche in tutti i settori, parlo nel settore dei pannelli, nel settore dell'eolico, nel settore delle biomasse su cui si sta lavorando tanto, anche nel riutilizzo dell'energia dei rifiuti, la frazione organica dei rifiuti attraverso per esempio il biogas, ma citavi tu la geotermia, citavi tu anche l'energia delle maree, che è un altro degli elementi su cui per esempio il mondo della ricerca applicata sta facendo veramente dei passi importanti. Non vi anticipo nulla, ma se vedete al convegno veramente troverete una quantità di convegni sull'energia, fra l'altro ci sono due eventi organizzati dalla regione insieme ad Enea e altri due specifici di Enea, veramente che fanno il focus su queste problematiche delle energie rinnovabili, così come altri due eventi organizzati ad hoc dall'Università di Catania, dove veramente chiunque voglia approfondire queste tematiche avrà lo spazio di approfondimento che desidera. Un'ultima domanda, professore Mancini. Un altro focus importante delle giornate che si seguiranno saranno il monitoraggio e la salvaguardia dell'ambiente. Quali saranno le soluzioni adottate? Sì, qua dicevo appunto è una tematica un po' più nuova, un focus specialistico e specifico che abbiamo previsto quest'anno. Vi dicevo, si parlerà molto di inquinamento marino, si parlerà molto di bonifiche, si parlerà di difesa del suolo, quindi anche contro lotta all'abusivismo, all'abusivismo edilizio, si parlerà di sistemi per la depurazione, che è la tutela del suolo, e ribadisco, mi piace sottolineare questo convegno sugli ecoreati di sabato, che grazie alla presenza anche della Procura, grazie alla presenza dei NOE, dei Carabinieri, potrà veramente dare uno spaccato di quello che questo mondo riesce ad effettuare per difendere il territorio, per garantire che chi è responsabile di reati contro l'ambiente possa venire assicurato alla giustizia e pagare per la sua colpa. A proposito di focus, il nostro focus oggi praticamente si è concluso, perché il tempo a nostra disposizione è andato, però credo che siamo riusciti in qualche modo, no? Quantomeno a coinvolgere i nostri telespettatori, che sempre di più vengono in qualche modo coinvolti anche loro da questi temi, che sono diventati, lo dicevamo, come dire, materia di dibattito approfondito anche a livello mondiale. Cos'è rimasto da dire su queste tre giornate dall'11 al 13 di aprile? Qualcosa che ci è sfuggito? Beh, permettimi di guardare in tutto il sito della manifestazione, dove si possono trovare tutte le informazioni utili sulla suddivisione temporale dei convegni, la presenza importantissima delle aziende. Il sito è www.eco-med.it. C'è un analogo sito che è progettoconfort.it. Su questi due siti potete andare a scaricare il programma, vedere quali aziende, quali professionisti, quali ordini professionali, quali docenti universitari danno il loro prezioso contributo, e permettetemi in questi ultimi pochi minuti di ringraziare tutti, perché questa manifestazione, mi piace dirlo, è a costo zero per la comunità, cioè non c'è un biglietto d'ingresso, a differenza di tante altre manifestazioni. È fondamentale, è gratuita per tutti. C'è un biglietto da compilare all'ingresso solamente per lasciare i dati e le generalità, ma non è richiesta alcuna somma, e questo è uno sforzo che l'organizzazione fa e mette a disposizione la comunità, e che chiaramente supportano le aziende, che sono, come dicevo, il motore essenziale, l'energia vera della nostra manifestazione, oltre a quella dello staff, che devo dire non si risparmia per organizzare un evento che alla fine ha qualcosa come 600 relatori, un'offerta formativa di una cinquantina di convegni, che devo dire, rispetto da Roma in giù, non è così frequente, se non assolutamente unico.
Allora, credo che il servizio che oggi abbiamo fornito ai nostri amici sia stato davvero utile. Cioè, quando parliamo, no, di rivoluzione culturale, la cosa principale è quello di informarsi, sapere, essere curiosi e da lì cominciare anche noi a modificare i nostri atteggiamenti, no? Ci sono delle campagne ad hoc che ogni anno ci coinvolgono, quello per esempio una di quelle più sensibili è spegnere la luce quando ne possiamo fare a meno, cioè nel senso che possiamo risparmiare in questo caso, che è un gesto banalissimo, cioè spegnere un interruttore, ma spesso non ci facciamo caso, per non dire di quello che oggi è il bike sharing, eccetera, forse in una città come Catania non del tutto praticabile, siamo ancora un po' lontani, ma ci stiamo sforzando e ci stiamo muovendo, così come quello di affidarsi alla... in qualche modo a quello che è la mobilità sostenibile, quindi utilizzare di più la metro o i bus, ma anche in questo caso, no, ci sono città che arrancano da questo punto di vista, forse bisogna rivedere meglio tutto il comparto, ma ci sono quei piccoli gesti che però sono di nostra pertinenza se non di nostra responsabilità, il conferimento dei rifiuti nella maniera corretta, cercare di in qualche modo di avere maggiore rispetto per l'ambiente. In questo momento i giovani possono darci una mano, a noi genitori, ai nonni, a quelli che in modo molto semplice, no? Se vediamo che buttiamo il sacchetto con strada, il lancio, magari dire, insomma, indifferenziato. Fare l'indifferenziata in maniera indifferente, con una certa indifferenza. Lottiamo contro l'indifferenza. Ci potrebbe aiutare in questo senso. Noi l'abbiamo fatto in questo modo, cercando di appunto far arrivare questo messaggio nella maniera più semplice possibile, ma magari da questo momento forse qualcuno può cominciare a dire: ma perché non ci provo anche io a spegnere un interruttore, a chiudere meglio il rubinetto dell'acqua, ad avere più rispetto per l'ambiente? Se siamo riusciti in questo, siamo davvero molto contenti. Se volete saperne molto, ma molto di più, partecipate a questa 3 giorni dall'11 al 13 di aprile presso il centro fieristico Le Ciminiere di Catania, Catania ponte verso appunto la green economy con gli altri paesi del bacino del Mediterraneo che saranno protagonisti per questa edizione di Ecomed e visto che ci siete dentro scoprite anche tutto quello che c'è da scoprire anche grazie all'11ª edizione del progetto Comfort. Prima di chiudere io voglio ringraziare Salvo Peci, che è presidente di Ecomed, e Giusy Giacone, direttrice marketing, che oggi non sono qui perché stanno lavorando. Permettimi di ringraziarle anch'io, perché sono loro i veri motori della manifestazione da anni a questa parte, sono degli imprenditori che si spendono per il bene del territorio, facendo il loro lavoro si spendono anche per il bene del territorio e della nostra comunità, perché informare è in un momento di tante fake news, di tanti ignoranti che si professano saccenti e dicono la loro facilmente anche attraverso i social, avere un'informazione corretta e competente è il primo passo per cercare di cambiare veramente il territorio. Altro da aggiungere, Rosalia? No. Va bene. Noi ringraziamo, noi stiamo qui perché adesso sì. Poi ci sarà il segmento dedicato alla redazione di Globus Magazine, però noi ringraziamo davvero l'ingegner Giuseppe Mancini, coordinatore dei comitati tecnici Ecomed 2019, docente di impianti chimici presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Informatica all'Università di Catania. Grazie davvero per la sua partecipazione, grazie per averci in qualche modo aperto un mondo. Appuntamento quindi con Ecomed dall'11 al 13 di aprile presso Le Ciminiere di Catania. Chiudiamo proprio con la riproposizione del trailer e poi torniamo in studio per chiudere il secondo segmento del nostro Open Space.
Seconda parte del nostro Open Space, secondo segmento di Globetrotter di questa edizione di inizio settimana. Rinnoviamo i saluti ai nostri telespettatori che ci seguono sul canale 819 del Digitale Terrestre. E poi, Rosalia? E poi parleremo delle notizie del nostro magazine e non solo. E poi un saluto naturalmente particolare anche a tutti coloro che invece ci seguono attraverso la rete, sui nostri social, sulle pagine Facebook di riferimento, su YouTube e sul nostro sito che è www.globusmagazine.it. Attenta, come precisa. Precisa. Allora, redazione di Globus Magazine, quando c'è Rosalia Passamonte, naturalmente diventa protagonista anche la redazione di Globus Magazine. Inizio di settimana con tante notizie, soprattutto al mondo dello spettacolo e non solo. Da dove partiamo? Partiamo con una prima notizia e rimaniamo nel catanese parlando di teatro con Romeo e Giulietta al Teatro Brancati di Catania alle 21 nelle giornate che vanno da giovedì 11 aprile fino al 5 maggio. La regia di Francesca Ferro, grande figlia del grande Turi Ferro, e andranno in scena tutta la compagnia del Teatro Mobile di Catania con la partecipazione dell'attrice catanese Eguia Ielo. Oh, e poi altra notizia che riguarda invece Samantha Bullock, classe 1978, modella anglo-brasiliana. Disabile dall'età di 14 anni quando suo padre partì accidentalmente un colpo di pistola. L'attrice, eccola qui, l'attrice è rimasta naturalmente a vita su una sedia a rotelle, ma ha deciso di realizzare una linea di abbigliamento speciale adatta a chi? Adatte alle tutte le persone che sono disabili come lei, è una linea comoda, appunto, è un marchio che ha lanciato online che andrà, vedremo presente al 15 giugno su tutte le piattaforme online. Quindi non si è fermata, non si è data, e tra l'altro lei vuole abituata. Dare anche una possibilità a coloro che ogni giorno sono costrette ad affrontare tutti gli ostacoli che incombono. Beh, lei ha fatto diversi step, diversi passi importanti perché anche nel mondo dello sport si è affermata come campionessa di tennis, insomma è una guerriera abituata a naturalmente affrontare le sfide, anche quelle dure che la vita gli pone. Allora, andiamo con la prossima notizia e parliamo di ciclismo, il Giro delle Fiandre. Questa è una bellissima notizia. A proposito di sport, oggi apriamo il nostro segmento proprio con il ciclismo perché bisogna celebrare due grandi campioni. Sì, parliamo di Alberto Bettiolle e Marta Bastianelli che fanno trionfare l'Italia, appunto è l'Italia che questa volta è sul podio. Il grande Alberto Bettiolle, 25 anni toscano, torna vittorioso dopo 12 anni che l'Italia non saliva sul podio. Mentre per le ragazze ricordiamo Marta Bastianelli che per quanto riguarda invece nella prova femminile. Mentre rimaniamo in Sicilia, Salvo, e parliamo del ciclismo per quanto riguarda il Giro di Sicilia. Giro di Sicilia che ha polarizzato l'attenzione degli appassionati, ma non solo, anche dei curiosi. Proprio la settimana scorsa la tappa è partita da Catania, dopo 42 anni d'assenza la grande corsa torna in Sicilia è tornata in Sicilia con i canoni del grande appuntamento. Vedete queste le immagini proprio del momento dell'avvio della partenza da Piazza Duomo a Catania, poi le tappe che hanno portato questa carovana così colorata in lungo e in largo per tutta la Sicilia, tappe che sono state in qualche modo disturbate dal maltempo questa volta.
Quindi, insomma, la gara però ha vissuto i suoi momenti di grande esaltazione, grande partecipazione e affetto da parte del pubblico che aspettava il passaggio dei corridori. Per la cronaca, ad aggiudicarsi il Giro di Sicilia è stato lo statunitense McNally, che ha vinto appunto precedendo nella classifica generale di 42 secondi gli altri appunto corridori. Complimenti al ciclista statunitense e naturalmente in bocca al lupo alle nuove edizioni. Già dal prossimo anno si sta lavorando alla realizzazione del Giro di Sicilia del prossimo anno. E con altre tappe si sta disegnando il percorso. A proposito di ciclismo e di giro, gli organizzatori presenti anche durante gli organizzatori del Giro d'Italia, ma comunque del Corriere Gazzetta dello Sport, che erano presenti alla partenza del Giro di Sicilia, insomma, voce di corridoio, Radio Corsa ci dice che la prossima edizione del Giro d'Italia vedrà di nuovo protagonista la Sicilia. Ne sapremo di più poi quando tra qualche settimana verrà fuori il programma ufficiale. Allora, stiamo per chiudere, però di cosa parliamo adesso? Adesso parliamo di calcio. Parliamo di calcio, sì. C'è un appuntamento che riguarda sì, anche Globus, naturalmente. Sì, pomeriggio alle 15 ci sarà Calcionate con Alessio Nicotra e la sottoscritta. Bene, 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 si affronteranno i temi relativi al campionato di Serie C, al calcio Catania. Facciamo un passo indietro per poi farne due avanti, nel senso che parliamo di quello che è successo in questo weekend in Serie A. La VAR al centro di tutto, perché si discute ancora su alcuni episodi anche molto importanti, soprattutto episodi che hanno riguardato il big match, quello tra appunto Juventus e Milan, che ha dato la vittoria. Naturalmente poi al di là delle polemiche la Juventus continua la sua marcia trionfale, anche se per la matematica alla Juventus manca un punto per lo scudetto, visto che dietro le altre arrancano. Il Napoli non è andato al di là del pareggio contro un buon Genoa. L'acuto è solo quello della Roma, perché poi le milanesi, abbiamo visto, il Milan ha perso contro la Juventus e l'Inter non è andata al di là del pareggio con l'Atalanta. Atalanta che però, grazie a questo punto conquistato, aggancia il Milan, quindi nella corsa Champions si fa interessante anche il ruolo della squadra bergamasca, e si fa interessante anche la lotta per la sopravvivenza. Il Frosinone al suo secondo successo consecutivo riapre un po' i giochi, anche perché insomma le altre non ne approfittano. Bene l'Udinese, che vince la sfida salvezza con l'Empoli in rimonta. Udinese che si tira un attimo fuori dal burrone, e poi buono il successo del Cagliari, che si mette in una posizione tranquilla ma in guaio in qualche modo la spalla. Si chiude stasera la 31esima giornata in Serie A con Bologna-Chievo, sfida per la salvezza, punti pesantissimi soprattutto per appunto per gli emiliani. Questo per quanto riguarda la Serie A. In Serie B stop inatteso del Lecce, mentre prosegue la sua marcia il Brescia in testa alla classifica. Stasera il big match tra Palermo e Verona. Veniamo a questo punto in Serie C. Sì. Cara Rosalia, com'è andata al Catania? Catania-Bisceglie 2-1. 2-1, sì. Vittoria sofferta però del Catania, c'è da dire, arrivata negli ultimi minuti, ma vittoria molto importante, primo tempo
così così, con i Biscegli avanti, poi il Catania in rimonta nella fase finale appunto del match. Sospiro di sollievo anche per Novellino, che a un certo punto ha imbottito la squadra di giovani promesse, non solo, linfa vitale però per la vittoria del Catania, che in classifica in qualche modo guadagna, se vogliamo, punti preziosi, perché il Catanzaro viene battuto in casa e quindi il Catanzaro perde il suo bonus. Francavilla, prossimo avversario del Catania, Corsaro, così come si ferma il Trapani. A questo punto sembrano fatti i giochi per lo Juve Stabia nel big match della giornata, 2-0 netto delle Vespe, che di fatto secondo noi chiudono il discorso. Grazie a Rosalia Passamonte. Grazie a te, Salvo, noi ci rivediamo mercoledì. Ha fatto un po' gli straordinari oggi. Sì, oggi sì. È giusto così. Grazie ai nostri ospiti, grazie all'ingegner Giuseppe Mancini che ci ha parlato di Ecomed. L'appuntamento è per la prossima, sempre qui sul canale 819 di Globus Television. Da Salvo Russo è tutto anche per oggi, buon proseguimento di giornata. Nuovo, più del nuovo. La carrozzeria Puglisi e Aiello è il centro benessere della tua auto. Ti offre una cura di bellezza straordinaria per tutte le autovetture ed è officina autorizzata Lancia, Opel e Hyundai. Specializzata nel lifting dei modelli Fiat, Alfa Romeo, BMW, Mercedes e Porsche. La carrozzeria Puglisi e Aiello assicura riparazioni speciali per i danni da grandine ed altri agenti atmosferici. Tutti i nostri interventi sono coperti da garanzia. Rivolgiti a noi anche per la meccanica e la gestione delle pratiche assicurative. Possibilità di soccorso stradale ed auto di cortesia. Ci trovi a San Gregorio in via Catira 20A, sul viale Europa a due passi dalla tangenziale. Infoline 095 52 42 70. Carrozzeria Puglisi e Aiello. Come nuovo, più del nuovo. Callaghan Adaptation. La prima calzatura che si adatta al tuo piede. Farmacia San Mauro, cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania.